Roma campione d'Euro. Ah no, scusate, scusate. Roma campione de. Di sto cazzo, possiamo dirlo, di sto cazzo, perché sinceramente, ragazzi, ragazzi miei, guardate, cercherò veramente di essere veloce. È comunque un trofeo europeo. Bene, allora, creiamo un trofeo europeo anche perché arriva dodicesimo, tredicesimo, così dovesse vincere il Bologna, l'Udinese, quel trofeo lì, si potrebbe dire è comunque un trofeo europeo. Ma che cazzo vuol dire è comunque un trofeo europeo? Anche la Mitropa Cup era comunque un trofeo europeo. Ma per vincere quel trofeo europeo dovevi retrocedere. Per vincere la Conference League devi arrivare settimo. Ma che cazzo vuol dire? Ma che cazzo vuol dire? Oh, ragionerò perché sono ambizioso per la Champions, sono gob e quel cazzo che vogliamo, però. Dire che il tifoso romanista, i giocatori romanisti che adesso esultano, perché? Perché esultano? Perché non vincono un cazzo, quindi non vorrò mai ridurmi a quello. 20 anni fa, ad esempio, che arrivava terzo o quarto in Italia, in Serie A, poteva comunque competere a vincere la Champions League. Adesso, purtroppo, neanche la prima può competere, giusto per dirvi. Però, l'obiettivo nostro dovrebbe essere quello. Cioè, la Roma, guardiamo il percorso. Cioè, il Tottenham è stato eliminato, squalificato per il discorso là della partita rinviata, insomma, per quel casino lì. Quindi, l'UEFA lì fa capire, no, perché solo qui in Italia si rinviano le partite. Lì invece, tra tutte le critiche che si può muovere all'UEFA, comunque lì, ti presenti, non ti presenti? Bene, se non ti presenti, 3-0 Torino, punto fine. Ok, punto, fine. Invece che giocare le partite, che vabbè, quella è una competizione che non si può neanche rinviare dopo 2 o 3 mesi, qua invece ci troviamo a maggio a giocare partite che dovevano essere giocate a gennaio, cioè, giusto per farvi capire, questa è la Serie A, questo è il calcio italiano. Però al di là di questo, sicuramente c'è qualcosa di simile anche a livello europeo, però non così. Ragazzi, è comunque un trofeo europeo, non basta. È comunque un trofeo europeo. Io veramente, cioè vedo, cazzo sembra che, oggi mi sono alzato, no? Ho guardato i social, cazzo sembra che la Roma abbia vinto la Champions League. Ma io, grazie a Dio che non sono, perché, ma tu, allora ti fio Juventus solo perché vinci, ma sto cazzo, quest'anno, in questi anni, in questi 2 anni non stiamo vincendo un cazzo, quando ho iniziato a tifare Juventus abbiamo perso lo scudetto a Perugia, ho vissuto la Juve dei settimi posti, della Serie B, quindi, no. Però a livello di mentalità è normale che un tifoso miri sempre a vincere. E se io vinco, sono fortunato, tra virgolette, di tifare una squadra che comunque ha vinto spesso in Italia, però, e voglio ambire a qualcosa di importante a livello internazionale. Per me due trofei sono importanti. Il campionato nazionale, ok, ma soprattutto la coppa più importante per club, cioè la Champions League. Questi sono i due trofei che io. Comunque, al di là dello scudetto, che vabbè, può essere contento, però il mio obiettivo è la Champions, no? Però questi sono i due trofei che puoi anche festeggiare, che devi festeggiare. Per il resto, già anche se vinci l'Europa League, sinceramente, per come è messa rispetto alla vecchia Coppa UEFA di 20 anni fa, cioè, l'hanno ridicolizzata pure quella. Adesso vedere esultare per la Conference League che è equiparabile, scusate, alla Coppa Intertoto, ma in un campionato nel quale, cioè, 30 anni fa, 20 anni fa, la Serie A era comunque a certi livelli. Io non mi ricordo di tifoserie che sono scese in piazza quando hanno vinto l'Intertoto. Anche noi, se non sbaglio, l'abbiamo vinta l'Intertoto. Non mi pare che siamo scesi in piazza. Cioè, differenze di mentalità, per carità, differenze di mentalità. Poi, piccola parentesi, se abbiamo una società, perché poi le critiche le muovo anche alla mia società, anche ai miei tifosi, se abbiamo una società che si vanta del fatto che siamo undicesimi come brand e settimi, ottavi come crescita a livello economico, a livello. Non so, diciamo di, come cazzo si dice, non economico, a livello diciamo, coinvolgimento, non lo so, come cazzo si dice, però 11° per brand, capite bene, capite bene. Primi come brand in Italia, grazie al cazzo, abbiamo 38 scudetti, o noi o il Milan, perché noi ne abbiamo 38, loro hanno 7 Champions, cioè, o noi o loro, cioè, non è che
scopriamo l'acqua calda, cioè siamo sempre stati lì noi. Ma festeggiamo, festeggiamo, festeggiamo la coppa del brand. Festeggiamo la coppa del brand. Perché quello ormai resta la nostra società, per parlare un po' a livello europeo, e resta anche la nostra tifoseria. Alzare le coppe del brand e dell'immagine. Sto cazzo perché poi il salto di brand lo fai portando a casa, che a voi piaccia o non piaccia, quella cazzo di Champions League che voi ripudiate, che voi non potete pensare e parlare di fallimento se non si vince quella, perché siete purtroppo molti tifosi come della mia stessa squadra, siete provinciali di merda, questo è il problema, siete dei provinciali di merda, punto. Come lo sono i romanisti che festeggiano la Conference League, che di fatto. Oh, per carità, attenzione, oh! Oh, parlo in romano. No, vabbè, ci sta che la festeggiate, poi ho visto le scene, vabbè, a Roma. Non vincono un cazzo, puoi anche capire. Però puoi dire, noi, a differenza vostra, abbiamo vinto un titolo, voi zero titoli. E noi, dopo l'Inter, abbiamo vinto un trofeo internazionale. E poi leggo anche Sky Sport che riporta Zaniolo, il giocatore più giovane che ha segnato in una grande competizione dopo Del Piero, cioè ha sparato tre stronzate in una frase, cioè dopo Del Piero, finale Champions 97 contro il Dortmund, un giocatore, una competizione totalmente diversa e grande competizione, ma dove cazzo vivete? Dove cazzo vivete? Che questa competizione qua è stata creata semplicemente per accontentare le medio piccole squadre, per far sì di non farsi scappare a livello proprio di Super League, cioè di tenersele buone. Perché se tu gli dai il contentino che possono giocarsi un trofeo europeo pure loro, resteranno con l'UEFA. Questo è il discorso. Poi non so se la voleva anche Agnelli sta Conference League, perché qualcuno mi ha detto la voleva anche Agnelli. Se la voleva anche Agnelli ha sbagliato pure Agnelli. Cioè, c'è poco a fare. Perché secondo me è tagliato un po', diciamo, alcune strade da solo. Comunque. Dato che è comunque una competizione europea, facciamo le competizioni europee anche per la diciottesima e diciassettesima. Che se vince il, che cazzo ne so, lo Spezia, ok, ha vinto comunque un trofeo internazionale a differenza nostra. Sapete benissimo quanto io attacchi Allegri e la società, ma leggere uno che mi ha scritto ieri, comunque Mourinho, a differenza di Allegri, vince le finali con tutto il rispetto che ho e con tutta l'antipatia sportiva che ho nei confronti di Allegri. Cioè, paragonarmi Barcellona e Real Madrid al Feyenoord, con tutto il rispetto, è vero che Mourinho le ha vinte tutte le finali, ma ieri probabilmente era la finale più facile da vincere. Cioè, ragazzi, dai, hanno trovato Leicester che è ottavo in Premier, hanno trovato il Feyenoord che è terzo, quindi dietro non solo all'Ajax ma anche al PSV, in finale, hanno trovato il Bodo Glimt, come cazzo si chiama, che gliene ha date 6 comunque, nel girone, se non ricordo male. Quindi la figura di merda comunque l'hanno fatta. Vabbè, queste sono le classiche competizioni che, tolto il Tottenham, che probabilmente era la squadra con la Roma che se la poteva giocare di più, tolto il Tottenham, tu se la vinci sta competizione, fai il tuo dovere. Se non la vinci, fai semplicemente una figura di merda. Punto. Come l'ha fatta magari Barcellona quando è uscito contro l'Inter, che là doveva vincere tre Champions di fila in quel periodo lì. 2009, 2010, 2011 è uscito contro l'Inter e ha fatto una figura di merda. Come quando Real Madrid dei Galacticos non ha vinto la Champions, ha fatto una figura di merda perché era la squadra favorita numero uno, punto. Come quando l'Inter quest'anno ha fatto una figura di merda perché era la rosa meno corta del campionato ed era comunque favorita per lo scudetto, punto. Tutto lì, i 5 scudetti di fila, i 9 scudetti di fila che abbiamo vinto noi, a parte il primo, gli 8, 8 diciamo, è stato giusto esultare, giusto essere contenti, per carità, che poi comunque è andata anche lì pian piano sminuendosi un po' la gioia, un po' l'entusiasmo, perché poi alla fine ci fai l'abitudine, perché di fatto è un dovere quasi vincere lo scudetto. Non dovrebbe esserlo, ma lo è, perché comunque sei la squadra più forte, sei la squadra favorita, se non lo vinci lo scudetto. Fai una figura di merda, se lo vinci fai il tuo dovere. È un'altra competizione che noi dovremmo puntare, ripeto. Comunque, questo è comunque una competizione europea. Va bene, accontentatevi di questa competizione europea che farete tanta strada. Tra l'altro, questa competizione europea porta pochi
punti per i ranking. Solo 2 milioni che Mourinho ne prende 5 all'anno. Non ti porta nulla a livello di brand e di immagine. E non ti lascia nulla per il futuro, perché per una squadra che arriva settima nel proprio campionato, che è il campionato italiano tra l'altro, anzi sesta quest'anno, nel campionato italiano, per il futuro sta a Conference League, cosa che magari può essere diverso leggermente per l'Europa League, non ti porta nulla per il futuro. È una roba proprio fine a se stessa sta competizione. Fine. Buona giornata a tutti, sempre comunque fino a fine forza Juventus. Ma queste esultanze che vedo testimoniano e diciamo dimostrano il perché, ok, il calcio italiano sia così indietro rispetto agli altri. Tutto lì. Poi non so se il Tottenham qualora l'avesse vinta, faccio un esempio, avrebbero festeggiato così. Io credo che avrebbero comunque sicuramente festeggiato, che io non dico non festeggiato, per carità. Però cazzo, sembra veramente che la Roma abbia vinto la Champions League. Paragonarmi poi alla finale della Coppa delle Coppe, la finale della Coppa Campioni nell'84 contro il Liverpool, che mancava, è mancato un passo, quant'altro, e dirmi hanno risanato questi debiti sportivi con la vittoria della Conference League. Cazzo andiamo, vabbè. Buongiorno a tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.